Buonasera a tutti, bentornati all'approfondimento serale del lunedì. In questa occasione anche Telepace vuol affrontare il tema del coronavirus, il Covid-19, che da alcuni giorni è arrivato anche nel nostro paese e sta riguardando in qualche modo anche la nostra regione. Cercheremo però di dare delle informazioni corrette, di stare sui numeri e in qualche modo provare anche a tranquillizzare le persone, perché lo abbiamo visto, lo stiamo vedendo anche in queste ore, c'è molta preoccupazione, addirittura anche ai limiti del panico, con alcuni comportamenti che poi nel corso di questa trasmissione vedremo, con ospiti in studio e anche telefoniche. Presento subito gli ospiti che sono con me: Carolina Lo Russo, infettivologa dell'ASL 4, buonasera, benvenuta, buonasera. Membro anche del CIO aziendale e regionale, Comitato Infezioni Ospedaliere. E poi Antonio Zampogna, medico di famiglia, segretario provinciale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. Benvenuto. Buonasera, grazie. Allora, iniziamo subito dai numeri, perché poco prima di andare in onda c'è stata l'ultima conferenza stampa in regione presieduta dal presidente Giovanni Toti. E allora i numeri li vediamo anche in una grafica. In Liguria ci sono 139 soggetti in sorveglianza attiva, ossia non ci sono casi sospetti, non ci sono casi di contagio, sono persone che arrivano dalle zone rosse, dalle zone a rischio, che in questo momento si trovano al domicilio, sono strettamente controllate, e i tamponi che sono stati fatti non hanno dato appunto in questo momento esito positivo. Ne mancano ancora due, quindi avremo i risultati in questo caso nelle prossime ore, poi ne parleremo. 139, dicevamo, in tutta la Liguria, così suddivisi: 6 nella ASL 1, 32 nella ASL 2, 15 in ASL 3, l'ASL genovese, 25 nella ASL 4 chiavarese, quindi 25 persone sul nostro territorio, 61 nella ASL 5 di La Spezia, in questo caso 44 di loro sono gli sbandieratori di Levanto, il caso di cui avrete sentito parlare. In questo numero ci sono anche dei minori, persone comunque tenute sotto sorveglianza, sotto controllo. In questo momento, secondo quanto detto appunto dalla task force regionale, non c'è motivo di preoccupazione. E allora ne parliamo subito con la dottoressa Lo Russo. In questo momento possiamo dire in Liguria è una situazione di tranquillità, potremmo dire, cioè in ogni caso non ci sono casi di contagio. Esatto. Al momento la nostra regione non ha, non presenta nessun caso attualmente infetto. Le persone che si trovano in questa situazione, abbiamo avuto diverse persone che avevano problematiche di tipo respiratorio oppure che provenivano da quelle zone identificate come a rischio, però in realtà al momento noi non abbiamo nessuna persona che ha poi confermato con un tampone di positività, un tampone poi faringeo, la positività al coronavirus, a questo tipo di coronavirus. Quindi è molto importante che questo si sostenga, proprio perché appare come le misure ad oggi adottate siano abbastanza vincenti in questo caso. Ecco, infatti in un primo momento la decisione di Regione Liguria poteva apparire molto forte, sicuramente anche una decisione epocale da questo punto di vista, drastica, ecco. Però, come lei dice, è importante per creare una sorta di barriera, non così forte, però insomma, per arginare un'eventuale espansione. Esatto, è un atteggiamento assolutamente prudenziale, perché non deve essere allarmistico, anzi le persone devono assolutamente cercare di vivere nella normalità questa situazione, sebbene siamo un po' tutti novizi a questo virus, però sicuramente l'atteggiamento così di attenzione nei confronti di quelli che possono essere gli spostamenti, di quelli che possono essere la diffusione del virus è importante, sebbene non deve diventare assolutamente una minaccia estrema di paura. Ecco, un breve passaggio su questo, proprio con il dottor Zampogna. Come medici di medicina generale, in questo momento state facendo fronte, immagino, anche a diverse telefonate, la gente come si sta comportando? Ma sì, noi come medici di famiglia ci siamo attivati già dalla settimana scorsa per dare la nostra disponibilità, perché siamo consci del fatto che effettivamente è un qualcosa che fa paura, però credo che meglio di altre figure professionali mediche possiamo tranquillizzare i nostri assistiti. Il fatto che ci siano delle persone in osservazione
che comunque fino adesso sono persone sane, certo, ci deve tranquillizzare ulteriormente, perché vuol dire che c'è un'attenzione, una grande attenzione a come si sta svolgendo il decorso forse dell'evoluzione del virus, la propagazione del virus. E noi come medici di famiglia abbiamo dato appunto questa disponibilità telefonica, perché pensiamo che, conoscendo direttamente i nostri assistiti, possiamo agire anche solo telefonicamente per capire quando effettivamente un sospetto è reale o al contrario è dovuto solo alla paura di quello che si sente quotidianamente sul mass media. Allora, facciamo intervenire in diretta telefonica il dottor Filippo Ansaldi, responsabile prevenzione e programmazione di ALISA, l'Agenzia Ligure per la Salute. Buonasera. Buonasera. Allora, all'inizio abbiamo citato i numeri che sono stati presentati in conferenza stampa. In regione, 139 persone in sorveglianza attiva, diceva Toti, mancava il tampone di 2 persone. Possiamo spiegare, ecco, i tempi di queste analisi e quindi quando si avranno anche i risultati di questi 2 tamponi mancanti? Allora, in condizioni normali il tempo necessario per l'esecuzione dei test è circa 4 ore. I campioni sono arrivati, pervenuti questa sera al laboratorio, quindi verranno assaggiati domani mattina e nel giro a metà mattinata avremo quindi a disposizione i risultati di questi test. Quest'oggi in realtà sono stati eseguiti molti test su altri pazienti in sottosorveglianza, quindi, come dire, il laboratorio sta funzionando a pieno regime, che è il laboratorio di riferimento della nostra regione. Ecco, come le sembra che stia rispondendo la macchina sanitaria della Liguria in questo frangente? Sta rispondendo bene, nel senso che sin dall'inizio, cioè sin da quando è scoppiato l'allarme, quando è comparso sui siti delle principali agenzie sanitarie internazionali, OMS in primis, la segnalazione di cluster di polmonite, la macchina si è messa in moto. Abbiamo cercato di coordinare una risposta univoca, mettere a fuoco i possibili percorsi per individuare precocemente possibili casi sospetti e quindi avviare al percorso di conferma di laboratorio. In questo momento la sorveglianza epidemiologica, si chiama case finding, cioè cercare in modo più precoce possibile eventuali casi, sono tra le armi più efficaci che abbiamo a nostra disposizione. Ecco, possiamo spiegare alla gente che ci segue quali sono le definizioni dei vari casi, caso sospetto e così via, ecco? Ma allora, la definizione, una recentissima circolare ministeriale pubblicata 48 ore fa ha individuato con chiarezza quali sono i casi da sottoporre a tampone, quindi che noi tecnici chiamiamo i cosiddetti casi sospetti. Sono soggetti, pazienti in realtà, che presentano una sindrome respiratoria definita in modo molto ampio, quindi un paziente con la febbre oppure con la tosse oppure con difficoltà respiratorie, quindi dispnea, che abbia un link epidemiologico e quindi abbia avuto un contatto con un caso sospetto confermato, o che venga da aree affette dove si osserva una circolazione virale. In particolare la circolare ministeriale fa riferimento alla Cina, o sia un operatore sanitario che si prenda cura di pazienti casi confermati o casi sospetti di SARS-CoV-2. C'è da dire che sin da subito abbiamo ampliato questa definizione di caso per implementare la sensibilità, che era uno dei doverosi punti che va a sostenere anche l'ordinanza del Presidente che è stata emanata ieri. Infatti ad oggi consideriamo i casi sospetti anche soggetti che per esempio provengono dalla Corea o da altre aree internazionali in cui si osserva circolazione, o pazienti che vengono dalle cosiddette aree rosse del Veneto e della parte meridionale della Lombardia. Stiamo anche mettendo a punto e pensando altre definizioni ancora più allargate per essere, ripeto, particolarmente sensibili e eventualmente particolarmente precoci nell'evidenziare i casi, quindi superare un po' il problema che si è osservato in Lombardia, in cui in pochi giorni si sono rilevati veramente molte decine di casi con una situazione epidemiologica quindi piuttosto complicata e difficile da gestire.
Ecco, in conclusione, facendo proprio un esempio concreto, allora il presidente Totti diceva che in giornata sono arrivate tra le 4 e le 5.000 chiamate al numero unico di emergenza, l'112. Ecco, però chi chiama, ecco, in caso di caso sospetto, ecco, chi interviene, chi va insomma nella casa della persona? C'è in tutte le ASL un'ambulanza dedicata oppure vanno le pubbliche assistenze? Ecco, come funziona? No, assolutamente. Allora, abbiamo deciso, così come sin dall'inizio anche altre regioni, di centralizzare le capacità di risposta della prima parte del percorso sul 112 come numero da chiamare e quindi poi quel servizio di emergenza territoriale, il 118. Cioè, in caso per esempio di un corretto comportamento, quindi un classico caso domiciliare, quindi con una chiamata al 112, parte immediatamente il triage già del 118. In caso di conferma di un'ipotesi di caso sospetto, sarà il medico dell'automedica, quindi col medico a bordo e un'ambulanza a recarsi a casa del paziente e quindi iniziare un percorso che potrà portare a meno a un tampone, quindi a una conferma eziologica di malattia e quindi eventualmente poi a un ricovero. Bene, ecco, per chiudere le sembra comunque una situazione ancora rassicurante, ecco, per la Liguria. Diciamo che in Liguria, forse fortuna, forse insomma, per anche un'attenta sorveglianza che stiamo facendo, controllando, per le misure che stiamo prendendo, non si sono ancora verificati casi. Non posso negare che abbiamo aree ad elevata incidenza veramente piuttosto vicine, poi la zona di Lodi, abbiamo come sapete qualche caso in Piemonte e un altro cluster in Veneto. La situazione è rassicurante nel senso che i cittadini non si devono preoccupare in modo particolare, la situazione è epidemiologica è continuamente monitorata e facciamo fronte alla situazione che si va a verificare. Benissimo, grazie al dottor Filippo Ansalli, grazie del tempo che ci ha dedicato, sappiamo che siete molto impegnati. Buonasera e buon lavoro. Buonasera, buonasera anche a voi. Ecco, dottor Zampoglia, questo aspetto proprio di chi deve intervenire, appunto anche l'aspetto del triage, vi riguarda anche da vicino, questo chiarisce un po' il lavoro. Noi siamo già attivati da qualche giorno elaborando a livello nazionale, sia per conto di FIMICE, cioè Federazione Nazionale dei Medici di Famiglia, e della società scientifica, cioè della SIMICE, in collaborazione, hanno stilato un triage dedicato appunto al medico di medicina generale, che posso far vedere, Sì, che siamo a favore appunto di telecamere. siamo attenti appunto all'eventuale rischio, quindi quando veniamo contattati telefonicamente da un paziente che ci riferisce febbre o malattia respiratoria, che potrebbe comunque essere una banale influenza, però se in coincidenza di questi sintomi facciamo delle domande appunto per eventualmente evidenziare un caso sospetto, sono delle domande dedicate appunto che in quel caso ci attiviamo noi stessi sul 112 per far intervenire appunto il 118 con un'ambulanza dedicata, perché sarebbe assurdo se andassimo noi per il semplice fatto che rischieremmo di doverci mettere a nostra volta in quarantena, quindi si creerebbe davvero un disagio non indifferente per tutta la popolazione, perché nel momento in cui un medico si ammala credo che diventa un paziente doppio. In caso di dubbio, di sospetto, il consiglio prima di chiamare l'112 può essere proprio quello di sentire prima il medico di famiglia, Ma perché assolutamente può sì, dare già uno diciamo, noi screening. fra le altre cose abbiamo, ripeto, dato la disponibilità telefonica 12 ore al giorno, dalle 8 del mattino alle 8 di sera, per il semplice fatto che pensiamo di conoscere bene i nostri assistiti, sia dal punto di vista, diciamo, fisico, quindi sappiamo benissimo se hanno delle patologie croniche, il diabete piuttosto che una cardiopatia e quant'altro, e anche senza presunzione, credo che conosciamo anche a volte la psicologia dei nostri pazienti, quindi sappiamo chi può essere più spaventato di altri, quindi credo che in molti casi speriamo possiamo o rassicurare oppure intervenire in modo razionale, in modo preciso. Ecco, magari poi ci torniamo su questi aspetti che sicuramente sono interessanti. Proviamo adesso invece a tornare sull'aspetto proprio del virus, a conoscerlo un po' meglio, il coronavirus di cui tutti parlano. Iniziare intanto proprio anche dal nome e quindi dalle sue caratteristiche. Dottoressa La Russa. Il coronavirus proprio si chiama così proprio per l'aspetto
esterno che lo caratterizza, che proprio ha la forma di una corona. E ne esistono diversi tipi, danno delle problematiche, il virus sono virus influenzali, che portano proprio patologie di tipo correlate all'influenza. Alcuni virus sono stanziali sull'animale, altri invece hanno fatto il salto di specie, quindi possono essere patogeni anche per l'uomo. E di questi ne conosciamo già alcuni, come per esempio quello che è avvenuto ormai con un tempo un po' passato, quindi la SARS e la MERS, quindi abbiamo avuto delle forme epidemiche anche in questo caso molto significative, con una elevata mortalità, cosa molto diversa rispetto a quello che si presenta ad oggi con il nostro, con il nostro Che virus. differenza vede tra quelle patologie, quei virus e questo virus? Esatto, in realtà questo tipo di virus ha una estrema variabilità anche nella sintomatologia, quindi la maggior parte delle persone, circa un 80%, presenta una forma assolutamente paucisintomatica, quella che può essere anche accomunata, quella che poi noi pensiamo fosse una forma di tipo influenza stagionale, che guarisce comunque in poco tempo, quindi in 2 giorni, 2 o 3 giorni abbiamo la risoluzione del caso. Invece c'è una parte, circa un 15%, che può portare delle forme più critiche, quindi la risoluzione sarà con un impegno maggiore. Solamente una più piccola parte, quindi circa un 5% di questa, dà una criticità, ma soprattutto correlata con quelle patologie che danno una debolezza, una criticità, una maggiore fragilità della persona, come di quelle di cui parlava prima il dottor Zampogna. Quindi, se conoscere la persona, conoscere il paziente, questo patto fiduciario relativo proprio alla conoscenza delle persone con cui stiamo parlando, è molto importante per prevenire e quindi per andare anche a intervenire in maniera efficace. Quindi sicuramente questo è molto importante. La gravità, comunque, in particolare di questo tipo di virus, è che ha una capacità di trasmissione molto elevata. Quindi in questo noi stiamo cercando proprio di spezzare questa catena di diffusione che ad oggi mi sembra, insomma, bisogna tentare con i mezzi che noi abbiamo a disposizione anche, no? Che sono poi Certo. comuni atteggiamenti anche Ecco, nella zona della Bassa Lombardia, appunto, ci sono stati i casi focolai. In effetti, abbiamo visto che la trasmissione è stata molto rapida, molto addirittura è rapida. bastato un passaggio in pronto soccorso e insomma anche pochi contatti. Queste barriere, se possiamo dire tra virgolette, che sono state improntate qui in Liguria, lei diceva sono efficaci. Si riesce però a fermare l'evoluzione di un virus, appunto, così rapido anche, appunto, nella sua espansione? Allora, le pratiche per evitare la trasmissione sono poi sempre le stesse, no? Quindi sono quelle che ad oggi noi consideriamo anche come precauzioni standard, che dovremmo utilizzare quindi anche su tutti i pazienti, ma che non parliamo solamente come precauzioni che si possono favorire o mettere in pratica in ambiente ospedaliero, ma anche le pratiche comuni che possiamo attuare a domicilio, quindi nella nostra vita quotidiana, quindi, ma non solamente in casa, quindi lavarsi spesso le mani prima di mangiare, dopo aver toccato dei cibi, dopo aver toccato gli animali, dopo, insomma, qualsiasi tipo Regole che si di dovrebbero di percorso per sé già conoscere, esatto, peraltro. che si imparano quando si è piccoli, quindi negli asili, e poi si dovrebbero mantenere anche nella vita dell'adulto. Quindi sicuramente nel periodo influenzale si suggerisce comunque sempre, no, di avere un atteggiamento prudenziale in questo senso, quindi lavaggio della mano meccanico fatto in maniera congrua, magari con il gel alcolico oggi che abbiamo a disposizione nella borsetta, è facile. Poi altre regole che l'OMS poi sottolinea Certo, le ancora meglio, 10 le 10. pratiche da Esatto, seguire. Ecco, dottor esatto, Zampogna, su questo. Assolutamente sì, condivido pienamente quello che diceva l'autoressa Lorusso, ma credo che sia importante anche il fatto che dicevo prima, cioè che questo virus, che in parte conosciamo, ma solo in parte, purtroppo, si
va a localizzarsi anche come effetto sulle basse vie aeree soprattutto, ed è lì che crea il problema più importante, perché è nella parte bassa, diciamo, del polmone, nella parte più periferica, dove avvengono gli scambi tra l'ossigeno e il sangue, e quindi se colpisce, se si localizza lì, provo condanno e di conseguenza. Soprattutto, dicevo prima, in un paziente anziano con patologie croniche già defedato, la situazione può aggravarsi da un momento all'altro. In molti casi, come diceva la dottoressa, quasi certamente si manifesta in modo paucisintomatico, con pochi sintomi che possono senz'altro simulare una forma influenzale e che come tale, in un soggetto adulto normale, sano, può decorrere senza Certo. complicazioni. Tanto questo è anche il periodo dell'influenza e questo vi ha complicato un po' nel lavoro Ma avere assolutamente la sì, doppia casistica. anche se probabilmente in questa fase, in questa settimana, guardavamo prima le statistiche, c'è un calo rispetto all'anno scorso della prevalenza delle manifestazioni dell'influenza, però comunque sono sintomi, segni molto simili e che quindi dobbiamo capire in base appunto alle domande che dobbiamo porre al paziente, alla provenienza, se proviene da qualche zona a rischio, se ha avuto dei contatti ravvicinati con dei soggetti ammalati, se a sua volta ha seguito o ha assistito dei pazienti che successivamente si sono ammalati. Queste sono delle domande che ci fanno propendere per un soggetto a rischio di coronavirus piuttosto che di influenza. Quindi questo ci deve aiutare. E quindi la storia clinica, le domande che noi poniamo, è quella che in medicina è definita anamnesi, che è quella che ci aiuta a discernere un sospetto da un caso che può non essere tale. Ecco, però sempre nell'ottica di tranquillizzare, ma senza banalizzare la questione, abbiamo visto che l'incidenza della mortalità è soprattutto relativa a persone appunto molto anziane o appunto con patologie pregresse o in alcuni casi erano già presenti come dire, in ospedale da alcuni giorni. Tant'è vero che il dottor Bassetti proprio in questi giorni ha chiarito anche dicendo che si può morire per coronavirus o con coronavirus. Quindi possiamo spiegare questo aspetto? Esatto. Sì, per esempio, una delle pazienti purtroppo che è deceduta era una paziente già in fase avanzata di malattia dal punto di vista oncologico e quindi il suo percorso, probabilmente anche legato a un abbassamento importante delle difese immunitarie, era già molto avanti, quindi basta poi una piccola accenno, un ulteriore insulto che può essere il percorso aggravante, ma è morta non tanto per quel tipo di infezione, quanto in realtà con l'infezione, perché la patologia di base, diciamo, era la problematica principale Principale, purtroppo esatto, rispetto a cui si è a aggiunta la questa presenza del virus. situazione. Quindi spesso anche noi abbiamo a che fare con molti microrganismi che sono multiresistenti, cioè resistenti a tanti antibiotici, per esempio, e che li riscontriamo soprattutto nelle persone che sono già in una fase di particolare criticità dal punto di vista della salute e quindi anche in questo caso noi parliamo di mortalità con questo tipo di microrganismi e non perché magari sono stati l'unico responsabile della letalità del Certo. paziente. Dottor Zampogna? Sì, questo vale assolutamente non solo per questo virus, che purtroppo, qual è il problema principale? Il problema principale è che non abbiamo una cura specifica per combatterlo e non abbiamo soprattutto un vaccino, perché tutte le forme virali prevalentemente le curiamo con la vaccinoterapia. E qui torniamo al discorso anche della prevenzione dell'influenza, ad esempio, perché ci battiamo tanto tutti gli anni per cercare di, cioè, coinvolgere più gente possibile nella Sì. campagna vaccinale? Perché anche un'influenza che apparentemente può sembrare una malattia banale, in un soggetto defedato, in un paziente cronico con delle patologie importanti, può provocare addirittura la morte. E quindi il problema del coronavirus è proprio questo, che purtroppo non ci sono degli antivirali specifici, innanzitutto non abbiamo il tempo ancora per fare la vaccinazione e quindi prevenire l'infezione. Speriamo che la scienza ci aiuti in questo senso e che quanto prima si possa. Perché sicuramente dobbiamo abituarci a convivere con un virus di questo tipo, non è che Certo, si sì. autolimita.
Sì. Penso che la prevenzione con la vaccinazione fo sia fondamentale, con una popolazione, non solamente quelli di 65 anni, ultra 65 anni, però sarebbe veramente, soprattutto anche nei nostri ambienti ospedalieri, perché a contatto con che fa attività nella salute pubblica, sia fondamentale anche essere per primi, no? Un po'. Ecco, ma chi ha fatto il vaccino antinfluenzale ha meno rischio di contrarre questo Comunque, virus? non è confuso con, Non in viene questo confuso. momento, no, la sintomatologia che può avvenire, possiamo già escludere questo tipo di problematica infettiva, che sia per l'infezione virale piuttosto che quella pneumococcica, no, che ad oggi possiamo comunque in una categoria particolare di pazienti poterla effettuare, insomma, è molto importante. Certo. Allora, intanto stanno arrivando alcuni messaggi da casa, ne possiamo vedere alcuni. Intanto questo vorrei ringraziare la dottoressa Lorusso, è l'unica in grado di spiegare la situazione in modo chiaro, senza creare caos e allarmi. Grazie, bene, questo ci Grazie. fa piacere in un clima in cui poi vedremo, poi sentiremo anche alcune voci su questa situazione particolare di caos, anche un po' di panico che si sta creando anche sul nostro Tentativo. territorio, sebbene non ci siano situazioni particolari, come appunto abbiamo detto, ecco il messaggio. Ne vediamo un altro. Buonasera, sono una persona di 46 anni, da poco ho fatto un brutto intervento, a giorni mi devo recare all'ospedaletto di Cicagna, mi devo mettere la maschera? Fra 10 giorni dovrei tornare al lavoro a fare pulizie nei locali, come mi devo comportare? E questo è interessante sulla Sì, questione anche dell'importanza della mascherina o della meno. mascherina, Ecco, cioè, possiamo cominciare, direi che c'è quasi dottoressa? un abuso di questa mascherina. La mascherina è importante se una persona in effetti ha una sintomatologia correlata all'apparato respiratorio. Quindi se uno ha un po' di raffreddore, un po' di tosse, starnuti, la rinorrea. Ma in presenza di febbre o anche senza Anche febbre? in assenza di febbre, anche in assenza di febbre, quindi se ha la febbre ha maggior ragione, quindi Certo. il primo metodo, diciamo, di barriera per, non per fare in modo di non diffondere il microorganismo, qualsiasi esso sia, può essere il buon uso, utilizzare soprattutto se si va in ambienti con altre persone e tanto più in ambienti dove ci sono persone magari con basse difese immunitarie, provvedere di utilizzare la mascherina, una mascherina chirurgica normale, ecco, di quelle che Ok. in effetti si possono Adesso qua riscontrare. nel caso del messaggio non si capisce quale sia stato l'intervento, Sì. però sicuramente se dice poi di dover andare a fare pulizie in alcuni locali, probabilmente anche chiusi, forse Certo, può ecco, servire. il rischio, qual è il Ecco, rischio sì. della mascherina? La mascherina serve in questo caso è per non contagiare gli altri, altrimenti viene data all'operatore sanitario per proteggere il paziente e non contagiare, non contaminare in qualche modo il paziente, no? Quindi è a protezione del paziente. Ma in questo caso sembra un po' ribaltata la problematica, ok? Quindi l'utilizzo anche della mascherina viene utilizzata, deve essere utilizzata in un modo ben preciso. Se serve per proteggere, quindi è una prima barriera che può acquisire eventualmente queste droplet, che è la modalità con cui si diffonde questo tipo di patologia, in qualche modo se non viene sostituita e buttata via abbastanza frequentemente, può diventare essa stessa un ricettacolo di Sì. microorganismo. Quindi se è tenuta al collo per tutta la durata della mattinata e viene spostata sulla bocca, poi al collo, poi al naso e così via, questo può essere insomma, non efficace per prevenire, per in qualche modo ridurre la possibilità di trasmettersi. Quello che è più efficace invece è il lavaggio delle mani, perché a questo punto è utile eventualmente ogni qualvolta lo si ritenga opportuno invece fare una buona decontaminazione di quello che può essere la Certo. superficie cutanea, che noi continuamente muoviamo le nostre mani, prendiamo il telefonino, la penna, la caramella, eccetera. Quindi sicuramente questo ovvierebbe Cioè, se i la. virus e i batteri si potessero vedere, Esatto, saremmo sarebbe più. molto più attenti. Ecco, Esatto. però, dottor Zampogna, questa quasi ossessiva corsa ad avere la mascherina, tanto è vero che ci sono i magazzini, sono svuotati, liti nelle farmacie e così via. Però, appunto, come diceva anche la dottoressa, bisogna comprarne milioni, perché appunto una non è che ci protegga per un mese, è così. Assolutamente sì, è così. Come giustamente diceva la dottoressa, la mascherina serve per evitare che un eventuale ammalato possa trasmettere il virus.
Quindi è giusto che un sanitario la porti per il semplice fatto che a sua volta potrebbe essere portatore sano o del virus e quindi eviterebbe di contagiare i pazienti. È inutile andare in giro con la mascherina, a mio giudizio, quindi salvo che uno non vada in posti particolarmente sicuramente dove ci sono delle persone ammalate, però come prevenzione generale assolutamente no. Ah, su questo poi sentiremo anche il responsabile di Ferder Pharma tra pochi minuti. Vediamo l'ultimo messaggio. Buonasera, sono la madre di un ventenne asmatico. È un soggetto a rischio? L'asma può essere considerata una Allora, patologia a rischio? se c'è una particolare problematica respiratoria, potrebbe essere più suscettibile, diciamo, alle forme respiratorie. Poi comunque deve essere valutato sempre caso per caso. Ecco, Sì. non è utile, no, Assolutamente generalizzare, non è il caso direi. generale. E anche il fatto che possa essere una persona giovane, adesso noi abbiamo visto appunto di casi di persone molto Sì, anziane, i giovani forse certo. stanno rispondendo un po' I meglio. giovani in questo frangente, diciamo, non sono particolarmente rappresentati, non hanno Ok. acquisito più la patologia, però certo è, bisogna sempre valutare se le caratteristiche dell'organismo, può essere anche una persona giovane, però con un deficit immunitario, quindi potrebbe ugualmente essere una persona suscettibile dell'infezione. Questo anche guardando i casi, diciamo, nel resto del mondo, soprattutto in Cina, dove abbiamo Certo, un numero di certo. morti, ma anche un numero molto elevato di guariti, cioè qui Esatto, bisogna guardare anche il certo. numero buono. Certo. Allora, adesso siamo in collegamento telefonico, come dicevamo prima, con Ubaldo Pettazzi, che è rappresentante di Federpharma per il territorio di Chiavari e Lavagna. Buonasera. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, grazie anche del suo intervento. Allora, questi che giorni sono stati anche per voi farmacisti qui sul territorio? Ma indubbiamente sono stati giorni pesanti, tantissime persone si sono rivolte a noi per avere consigli, per cercare le mascherine, i gel disinfettanti che ormai sono diventati introvabili, visto la mole di richieste che ci sono nelle nostre farmacie. E in generale posso dire che c'è un allarme persino esagerato, ecco, sicuramente. Noi ci limitiamo a dare quelli che sono i consigli generali appunto sull'igiene, sul cercare di evitare i posti affollati, dove è più facile avere lo scambio di virus, che sono poi le norme generali che si danno anche nei periodi in cui c'è più frequente la patologia influenzale. Quindi non ci sono particolari problemi da un punto di vista specifico del coronavirus. E indubbiamente uno deve seguire le norme prudenziali per qualsiasi tipo di infezione di tipo influenzale. Tra i Questo è consigli che quanto noi vengono diciamo. dati, per esempio, c'è anche quello di non assumere dei medicinali come può essere una tachipirina piuttosto che un altro medicinale, perché così magari ci si rende forti o immuni, cioè, quindi anche questo è un consiglio da dare. È un consiglio che diamo sempre, spesso diciamo sempre, ricordatevi che la febbre è una difesa dell'organismo, non è che abbassando la febbre noi togliamo l'infezione, quindi è inutile che facciamo incetta di tachipirine o di farmaci di questo genere che sono dei puri e semplici sintomatici che tutto al più potrebbero al limite coprire anche uno stato influenzale o in questo caso di infezione da coronavirus. Quindi avere sempre la prudenza di magari tenere in casa una tachipirina, ma sempre sentire il consiglio del medico, sentire prima il medico e poi eventualmente assumere questi farmaci quando la febbre supera il 38, il 38 e mezzo, ma insomma lasciare che diciamo l'organismo reagisca con le sue difese per eliminare questi virus verso cui in pratica farmaci non ci sono, ecco. Quindi è bene che l'organismo attui le sue difese naturali, ecco. Benissimo, grazie allora al dottor Ubaldo Pettazzi di Federpharma, grazie per il suo intervento e buon lavoro. Grazie a voi, buonasera, buonasera. Proviamo così appunto a dare qualche elemento per cercare di tranquillizzare le persone, anche lei, dottor Zampogna, chiedo chi chiama, appunto può fare domande di questo tipo, medicinali da assumere, Sì, com'è? assolutamente. Giustamente quello che diceva il dottor
il farmacista è più che corretto. Aggiungerei soprattutto evitiamo l'uso degli antibiotici. L'antibiotico va dato, se effettivamente necessario, quando sospettiamo un'infezione batterica. Sui virus, che sia un semplice virus influenzale o tantomeno o tanto peggio il coronavirus, assolutamente l'antibiotico non serve in questo momento, quindi anzi potrebbe creare dei danni perché può creare delle resistenze e poi quando servono effettivamente non li possiamo usare e quindi diventa un nocumento più che una Certo. cosa positiva. Dottoressa, non Non funziona. funzionano sulle forme virali, quindi non si danno Ok. antibiotici in questo caso, è molto Anzi, importante. potrebbero provocare Sì, dei guai certo, perché futuri. comunque qualsiasi farmaco può essere dannoso sulla persona, ma tanto più sono assolutamente inefficaci e sono dannosi non solo sulla persona che lo prende in quel momento, ma su tutta la popolazione, perché poi noi abbiamo dei tassi di resistenza invece agli antibiotici per i batteri e che ci creano dei grossi problemi anche Certo. in ambito terapeutico, non solamente sul territorio, ma tanto più anche sull'ospedale nei pazienti più critici. Certo. Allora, adesso torniamo per un attimo alla conferenza stampa di oggi. Sentiamo questa breve intervista all'assessore regionale alla salute, Sonia Viale, che spiega anche un altro aspetto che è correlato a questa problematica di questi giorni del coronavirus. L'ascoltiamo. È molto importante questo aspetto perché evidentemente le persone in questa situazione pensano che le donazioni di sangue risentano di questo invito a non andare negli ospedali, di non recarsi nei luoghi di salute. Invece è tutt'altro, nel senso che le scorte di sangue devono essere mantenute costanti come le donazioni. Quindi è chiaro che il Centro Nazionale del Sangue ha dato delle disposizioni molto puntuali a chi fa la raccolta, in modo tale da evidenziare tutte le patologie in atto sulla persona che sono tali da sconsigliare assolutamente la donazione, per cui bisogna affidarsi tranquillamente sia alle associazioni di volontariato che ai nostri laboratori per proseguire in questo gesto nobile che è la donazione del sangue. So che dicevo un altro tema, i medici di medicina generale e pediatri sono tenuti in costante aggiornamento e c'è anzi, credo domani, non incontro, Sì, comunque una costante direttiva. stamattina e domani, perché sono nostri alleati in questo momento nel poter accompagnare i cittadini in questa situazione che crea preoccupazione, ma è chiaro che i medici di medicina generale possono intercettare i bisogni, già loro in autonomia hanno ritenuto di invitare le persone a non recarsi presso gli studi medici per non affollare le sale d'attesa e quindi devo dire sì, un'autoregolamentazione, ma nello stesso tempo hanno attivato la reperibilità telefonica, quindi li ringrazio. Rieccoci in studio in diretta. Allora, dottor Zamponi, ha sentito l'assessore Viale, momenti anche di incontro e anche di formazione, perché come dicevamo all'inizio è anche una situazione abbastanza nuova per tutti, però è importante Sì, ci sono delle per affrontarla criticità meglio. purtroppo che vorremmo, assolutamente stiamo approfittando di questo, dico approfittare nel senso buono del termine, logicamente, di questa situazione per far capire l'importanza, ad esempio, la possibilità di certificare uno stato di malattia anche telefonicamente, perché essendoci un rapporto fiduciario è difficile che un mio paziente mi telefoni e mi dice dottore sto male e non sia vero. Quindi, però legalmente questa cosa non possiamo farla. Credo che in questo caso, e come dicevo prima, non possiamo recarci a casa di un paziente sospetto, perché diventerebbe un rischio ulteriore e quindi questo è già un problema che stiamo cercando. Abbiamo già fatto un'interrogazione ministeriale per almeno in questo momento di derogare alla regola che sarebbe obbligatoria di vedere direttamente il paziente per certificare la malattia. L'altra cosa, e ne approfitto perché tra l'altro è stata detta anche questa a livello nazionale, ad esempio la ripetizione delle ricette delle terapie croniche negli anziani. È inutile far venire un anziano nel nostro studio per prendere una ricetta quando noi potremmo benissimo mandarla per via telematica. Anche qui interviene purtroppo una interpretazione, a mio giudizio, sbagliata della privacy, per cui non possiamo mandare una ricetta per email perché non è certa, però credo che in questo momento alcune cose andrebbero un po' superate in modo rapido perché davanti alla salute, davanti ai rischi, anche la burocrazia e tutto quello che in questo momento che spesso ci mette le pastoie fra le ruote, come si suol dire, i bastoni fra le ruote, davvero dovrebbero essere superati.
Ecco, in questo caso, dottoressa Lorusso, le strutture ospedaliere del nostro territorio, gli operatori anche che stanno lavorando un po' dietro le quinte, ma stanno lavorando, spesso non se ne parla perché si va a guardare magari appunto ai numeri, ma c'è tutta una struttura medica che sta lavorando. Come reagisce a questo grande lavoro? Come sta lavorando, insomma? Devo dire che li vorrei ringraziare in primis, proprio perché sono sempre in prima linea, non solamente quelli che lavorano in pronto soccorso, ma anche in tutti i reparti. Certo, ci si trova di fronte a una situazione che non è facile, è una situazione che deve essere contenuta e quindi che richiede uno sforzo anche da parte proprio degli operatori per affrontarla, per conoscerla, per trovare anche quali possono essere i meccanismi migliori perché ci sia un'organizzazione sia interna, ma nello stesso tempo anche di rete all'interno dei diversi poli ospedalieri e con la regione e con gli altri hub ospedalieri. Quindi è importantissimo, secondo me, questo percorso di rete che si riesce a ottenere in queste situazioni così Certo. difficili. Rispetto a quello che stiamo facendo, sicuramente c'è un'ottima attenzione da parte delle persone sul territorio. In effetti oggi abbiamo riscontrato come in realtà le persone che sono pervenute in pronto soccorso fossero proprio veramente quelle che necessitavano delle cure più specifiche perché erano pazienti più critici, più gravi. Abbiamo approntato un percorso dedicato che direttamente si occupa delle persone che potrebbero avere patologie respiratorie che potrebbero in qualche modo invece essere dei casi sospetti. Quindi in questo percorso è stato attuato proprio un atteggiamento di controllo nello stesso tempo anche di una prevenzione della diagnosi. Tenuto presente che il primo hub, comunque proprio grazie alla telefonata, al 112, alla telefonata con il medico curante, non siamo noi, ma vengono immediatamente diciamo, invitati a raggiungere il primo hub che poi è quello di San Martino. Quindi in questo percorso ci stiamo un po' provando, diciamo, a applicare quelle che sono le direttive a livello regionale. Nell'ambito poi, logicamente, dell'approccio, anche gli operatori, abbiamo fatto diversi incontri con gli operatori proprio per sostenerli in quelle che possono essere le misure che devono essere adottate. Quindi in effetti è importante anche essere presenti all'interno dei servizi, soprattutto a livello del pronto soccorso, perché, come abbiamo detto, è una problematica che può Certo. spaventare la comunità, ma che altrettanto può essere vista come un qualcosa di emergente, no? Quindi di urgente anche per gli operatori sanitari, quindi che ringrazio proprio per il lavoro che fanno, sia quelli che istruiscono che quelli che lavorano, che si trovano in prima linea sempre. Facciamo un breve passaggio ora con una pediatra. Siamo in diretta telefonica con Laura Terenzani. Buonasera. Buonasera, buonasera. Una domanda sulla questione invece coronavirus che riguarda più strettamente i bimbi, i bambini. Ci sono tante famiglie, genitori preoccupati sulla contrazione del virus da parte appunto dei bimbi. Ecco, in questo senso che cosa possiamo dire, che rassicurazioni possiamo dare? Ma allora, io sono pediatra di libera scelta e io con i miei colleghi, così come i medici di medicina generale, siamo stati allertati dallo stesso Ministero della Salute, dalle nostre ASL, a seguire i comportamenti corretti in questo momento di emergenza, di attesa dei casi. Si deve dire che a livello mondiale i bambini, soprattutto i bambini fra gli 0 e i 9 anni, sono stati fra le categorie, la categoria meno colpita da eventi gravi finora in questa epidemia di coronavirus. E tanti anche a livello scientifico si stanno chiedendo il motivo. Certamente i bambini non vanno a lavorare, sono meno esposti, però insomma, si può dire anche questa notizia rassicurante che sono quelli con manifestazioni meno severe. Poi, allora, parlando da pediatra, però dico il bambino, e soprattutto più piccolo è, più questa cosa è vera, è una persona
con delle fragilità, per cui certamente nessuno di noi si sognerebbe di rischiare un'esposizione a un virus nuovo con tutte le caratteristiche che sono state finora esposte su un bambino, cioè più il bambino è piccolo più va protetto. Quindi noi stessi da oggi che consigliamo a tutte le persone che ci telefonano non portare indiscriminatamente il bambino con sintomi respiratori anche quando non ci sia una condizione di rischio ambientale perché non ci sono stati contatti con persone provenienti da zona a rischio in studio senza appuntamento. Gli studi, non solo il mio ma anche stasera ci siamo confrontati con colleghi della nostra ASL, sono stati più vuoti del solito con alcuni bambini visti perché ce n'era assolutamente necessità e certamente delle visite, nel mio caso almeno domiciliari, più di più alto numero rispetto ai giorni scorsi. Ecco, finora non posso certo parlare di una situazione di emergenza. Ecco. Certo, certo. Comunque il consiglio caso. È quello sempre di usare il buon senso, poi alla fine, quindi se il bambino può avere qualche patologia, meglio evitare un'esposizione, se è sano, non magari lasciarsi prendere dal panico e quindi non uscire proprio di casa. Assolutamente. Allora, io penso questo, che allora, il bambino è anche uno delle persone, la persona nella fascia di età in cui fa più vita sociale. Io oggi ho dato questo consiglio a più genitori, cioè di non approfittare del fatto che siano chiuse le scuole per magari organizzare la festa di compleanno o portarli a vedere un museo, una mostra. Oggi no, cioè di tenere i bambini tranquillamente un po' più in casa o farli uscire nella natura quando ci sarà bel tempo. Ecco, quello assolutamente sì, perché è lontano dalle possibilità di contagio. Poi, a parte questo, ecco, mi ha fatto anche piacere stamattina ricevere telefonate di pazienti che un po' confusi dalla quantità di notizie più o meno attendibili sul coronavirus, chiedevano a me, come loro dottoressa, di avere un chiarimento perché volevano vedere chiaro un po' in questa selva oscura di notizie di vario tipo. E se ne è parlato. Direi che possiamo davvero avere una certa tranquillità, fare la vita normale, ecco, evitando, secondo me, chiederei alla dottoressa, lo russo, sei d'accordo, al di là della scuola, delle palestre chiuse, la vita di comunità, quella anche che ci, insomma, che spontaneamente nasce fra bambini dello stesso quartiere, amici, figli di amici, eccetera. Essere un pochino più attenti, ecco, però a parte questo direi che la situazione è sotto controllo, noi ci stiamo impegnando, ci confrontiamo, leggiamo le linee guida ministeriali eccetera e diciamo siamo al lavoro per non perdere certo. niente. Ecco. Ecco, in questi giorni ad esempio alcuni genitori sui gruppi social naturalmente c'è chi ha scritto va bene non porto il figlio all'asilo questa settimana perché naturalmente c'è l'ordinanza, quasi quasi non ce lo porto per un mese, però queste sono misure eccessive secondo lei? Se un bambino va ancora all'asilo nido, cioè, diciamo prima anche dell'obbligo scolastico ed è particolarmente suscettibile alle infezioni respiratorie, come sono tanti, cioè questo è stato un periodo finora di grande lavoro da la seconda, terza settimana di gennaio finora perché c'era l'influenza. Allora, questo bambino qui secondo me non deve avere fretta di tornare all'asilo, ma non solo per il coronavirus, ma perché il periodo comunque è quello giusto per le infezioni respiratorie. Certo. Però assolutamente, cioè, io penso che come c'è stata la chiusura delle scuole per questa settimana, il Ministero, le Regioni e tutte le autorità preposte di settimana in settimana staranno bene attenti a comunicare quello che si può fare e quello che non si può fare. Certo, certo. Direi senza un'eccessiva ansia. Ecco. Poi penso che ora come ora sia difficile prevedere il futuro anche se prossimo. Davvero, il tempo di una settimana secondo me è il tempo in cui può cambiare tutto e può chiaramente salirà certo. ancora, no?
diciamo, il numero di casi positivi in Italia, però poi ci sarà un momento in cui le cose rientreranno, quindi seguiamo quello che ci viene detto, direi, dalle autorità. Grazie. Posso dare un consiglio ai genitori e certo. Di non attaccarsi a qualsiasi notizia di internet e crederla vera. Ecco. Certo, benissimo, grazie dottoressa Terenzani. Grazie buon a voi, lavoro. Grazie, buona serata, buon lavoro, grazie. Ecco, è stata citata la dottoressa Lorusso, certamente questo aspetto, anche di rivolgersi a un professionista può essere poi la certo, strada migliore. No, certo. E sicuramente nel miglior modo possibile cercare di fare le attività quotidiane più comuni, ecco, sì, insomma, le restrizioni sono utili soprattutto per non diciamo esagerare nell'affollamento, perché sicuramente nel momento in cui ci sono tante persone insieme possono essere sì, però il comportamento, come abbiamo detto, se riusciamo anche un pochino a stimolare anche nei piccoli, come dicevamo prima, no, quelle che possono essere le norme igieniche basilari, insomma, questo è importante. Ecco, allora soffiarsi il naso e buttare via magari il fazzoletto immediatamente, non tossire in faccia uno all'altro, sì. Che ma nei bambini è più sì, facile c'è che ci sia nell'incavo braccio. Del braccio, sì, e quindi cercare proprio di avere un atteggiamento sociale e comune che ci aiuta anche proprio a superare certo. Questi momenti. E a proposito di chiamare il professionista, anche lei dottore nel fine settimana, telefono acceso anche la domenica, sì. Però insomma la disponibilità c'è, le persone comunque hanno chiamato anche in questi assolutamente questi sì, giorni. Le persone chiamano perché vogliono essere rassicurate e spesso appunto la voce del professionista conosciuto credo che lì effettivamente serve anche per quello, per rassicurare. Certo. Poi certo mi pare che ci siano degli atteggiamenti veramente da panico, sento di supermercati svaligiati, svuotati e poi anche come richieste tipo ho comprato un vestito in un negozio dove c'era un cinese, queste sono cose assolutamente, la dottoressa mi conferma che assolutamente il virus non si trasmette con gli indumenti, quindi c'è una trasmissione diretta da persona a persona, quindi assolutamente dobbiamo stare tranquilli. Come te parlavo, ho visto le foto, è un supermercato del territorio, non facciamo nomi, però ha visto un banco della carne vuoto e l'altro è latte e uova, anche lì è vuoto, però un'esagerazione, poi l'acqua anche, il gel alcolico, la varichina, sono stati sì, credo che sia un'esagerazione per il semplice fatto che grazie al cielo viviamo in un paese civile dove la possibilità di rifornimento non credo che siamo a quei livelli e quindi l'acqua del rubinetto motivo. Laddove si può bere si può bere assolutamente certo. Sì, non ci sono problemi di questo tipo. Ecco, la pulizia ambientale è importante. La pulizia ambientale è di nuovo un percorso che viene virtuoso, che deve essere mantenuto, quindi con la candeggina, con l'alcol, no? Quindi sono sicuramente l'ambiente in cui si vive, ma anche dove ci sono dei luoghi di lavoro in cui eventualmente c'è un contatto con il pubblico, questo può essere molto utile proprio per eliminare tracce che possono, ma non solamente per il coronavirus, ma anche per altri tipi di patogeni e batteri. Ecco, quindi questo sicuramente può essere un'attenzione in più per l'ambiente in cui si vive o dove si lavora. Ecco, prima di chiudere volevo affrontare anche la questione economica, cioè l'impatto che la situazione da coronavirus sta causando alle regioni del nord Italia e non solo. In questo caso abbiamo in collegamento telefonico in diretta il coordinatore di Confesercenti Tiguglio, Enrico Castagnone. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, avete già un'idea di qual è l'impatto di questa situazione sul nostro territorio in qualche modo? Beh, sicuramente noi da tempo stiamo monitorando la situazione, sia dal punto di vista sanitario che non ci compete, ma chiaramente dobbiamo sapere come si evolvono le situazioni, e soprattutto dal punto di vista economico. E devo dirle che purtroppo a questo punto in Liguria non siamo ancora nella fase 2, nel senso che non sono ancora risultati dei pazienti positivi al coronavirus, quindi siamo ancora nella fase delle delibere a livello comunale dei vari sindaci. E chiaramente l'impatto che c'è stato nel nord con questa chiusura immediata, perché praticamente siamo passati da un'ipotetica chiusura delle scuole, in 3 giorni siamo passati a una chiusura totale anche delle attività commerciali, ha pesato parecchio perché sugli alberghi ad esempio sono già piovute un sacco di disdette
E premetto che non è nostra abitudine fare terrorismo, perché in questi casi non bisogna assolutamente creare il panico, perché, come giustamente è stato detto in studio dai due professionisti e anche dai collegamenti telefonici, direi che è un'influenza molto marcata, ma non è il caso di fare incetta nelle aziende, nei supermercati, nelle farmacie. Vi ricordo che quando ci fu il primo bombardamento in Libia, oppure quando ci fu il discorso della suina, anche della SARS, ci fu l'assalto uguale ai supermercati, perché fu fatta un po' di confusione mediatica, ecco, perché poi la gente si spaventa veramente di poco. Ma al di là di questo, vi dico che comunque sulla Liguria ancora non abbiamo avuto quel grosso impatto, però stiamo organizzandoci in questo senso. Questa è una cosa preventiva. E noi abbiamo già portato avanti una parte di richieste a Regione e Comune, e la seconda arriverà a breve. In questo senso, prima di tutto, se dovesse scattare il decreto del ministeriale del 21 di febbraio, dove si impone la chiusura delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e anche di tutta un'altra serie di attività, a questo punto noi dobbiamo tutelare chi fa il lavoro di commerciante, imprenditore, piccolo imprenditore. Di conseguenza abbiamo già predisposto di chiedere uno slittamento o un blocco momentaneo delle scadenze fiscali per le aziende che dovessero essere colpite da questo provvedimento. Abbiamo chiesto anche che venga istituito una sorta di finanziamento bullet di almeno 12 mesi per aiutare le aziende che eventualmente dovessero essere oggetto di chiusura, e soprattutto un aiuto per i dipendenti, perché bisogna considerare che se chiude un'azienda anche i dipendenti poi hanno delle problematiche. Di conseguenza una deroga alla legge della cassa integrazione, quindi cassa integrazione in deroga, dove si possa intervenire anche sui dipendenti. Questa cosa la porteremo avanti a livello comunale e regionale, e chiediamo comunque un tavolo, diciamo, permanente, proprio per monitorare la situazione sia dal punto di vista medico, che come dico non compete a noi, ma dal punto di vista commerciale, in maniera da avere sempre sotto mano la situazione e poter intervenire eventualmente in determinate situazioni. Certo, anche perché in caso di insorgenza di un caso positivo, come lei diceva, come appunto è accaduto ad esempio in Lombardia e in altre zone, per la Liguria in questo momento sarebbe un disastro per alcuni settori di cui lei parlava prima. Sì, anche perché negli ultimi 2 anni non ci siamo fatti mancare nulla in Liguria, Sì. quindi dalle mareggiate alle alluvioni, quindi voglio dire, questo qui sarebbe veramente mettere in ginocchio il commercio. È come se ci fosse una doppia paura, da una parte il contagio e la paura di prendere la malattia, dall'altra per molte persone la paura, insomma, di essere in qualche modo coinvolti dal punto di vista proprio del lavoro, anche perché in molti casi abbiamo visto che laddove c'è un caso sospetto viene un po' blindato anche tutto l'ambiente lavorativo, familiare, quindi non è proprio un aspetto semplice, ecco. No, non è un aspetto assolutamente semplice, infatti le dico, quello che noi stiamo portando avanti è una misura puramente preventiva. Io mi auguro che non debba mai essere utilizzata e quindi che non dobbiamo assolutamente applicare il decreto del 21 febbraio. Io questo Certo. me lo auguro fermamente. Per quanto riguarda il discorso del contagio, chiaramente, come hanno chiaramente espresso i due medici in studio e anche altri, cioè non è così poi allarmante. È chiaro che l'opinione pubblica la prende sempre a modo suo, quindi Certo. bisogna stare attenti. È vero che in città, io vedevo anche oggi, sono andato regolarmente, ho aperto il mio ufficio, è un po' surreale la situazione all'esterno, perché tutti si muovono un po' in modo strano. Non è che sia diminuito il flusso, che non ci sia stato nessuno per strada, però effettivamente un minimo di diversità c'è nei vari movimenti. La Certo. cosa importante è che comunque si sia alzata la soglia di attenzione nei confronti delle norme igieniche, perché effettivamente il lavarsi le mani e disinfettare determinate cose dovrebbe essere una cosa di tutti i giorni. Molti non lo fanno, forse in questo frangente si è alzata la soglia di attenzione in questo caso. Non credo assolutamente che occorra fare della battaglia mediatica per mettere delle paure alle persone, però
perché comunque anche gli interventi che sono stati fatti in Veneto e in Lombardia sono atti a circoscrivere e a non allargare la situazione, non a creare delle situazioni di disagio, che chiaramente ci sono, però diciamo, speriamo che siano momentanee. Un'ultima cosa e poi chiudo. Come Confesercenti, anche all'interno dei nostri uffici stiamo organizzando una specie di smart working, in maniera che persone, sia dipendenti che persone che vengono presso i nostri uffici per consulenza, per sindacato e quant'altro, se dovessero venire a contatto con un soggetto a rischio, porterebbero dei problemi anche nelle famiglie. Quindi abbiamo se ne è parlato a livello proprio di governo, credo che ci sia proprio la possibilità anche diretta di applicare questo tipo di lavoro. Sì, noi l'abbiamo fatto, è già una settimana che ci stiamo lavorando, porteremo bene. Anche questo all'attenzione delle autorità competenti. Benissimo. E speriamo di riuscire. Certo, grazie Enrico Castagnone, coordinatore di Confesercenti Tigullio. Grazie a voi, buonasera. Grazie a lei dell'intervento, buona serata. E per terminare, ecco, questo aspetto legato proprio al mondo del lavoro, facciamo intervenire in diretta telefonica Giancarlo Durante, vicepresidente del gruppo territoriale del Tigullio di Confindustria Genova, la zona del Tigullio. Buonasera. Buonasera a voi, ai vostri ospiti e ai telespettatori. Ecco, le volevo chiedere, abbiamo parlato appunto con Castagnone poco fa dell'impatto che questa situazione ha sul mondo del lavoro. Le volevo chiedere però quali sono secondo lei i settori forse più colpiti in questo momento. Circa 10 giorni fa avevo in un'intervista pubblica avevo evidenziato nel turismo, nei trasporti e nel commercio dei beni di lusso i settori che in prima fila sarebbero stati colpiti da questo rischio di coronavirus. Avevo aggiunto anche che il mercato delle materie prime, che è poi il mercato principale che riguarda la Cina, sia come interscambi commerciali da e per la Cina, non era ancora così ben definito, poiché quando è scoppiata l'epidemia, o meglio, quando il governo cinese ci ha detto che era scoppiata l'epidemia, sì, cadeva nel periodo del Capodanno lunare, periodo in cui tipicamente i consumi di materie prime della Cina ci riducono. Quasi contemporaneamente c'era anche stata una attenuazione della guerra commerciale tra USA e Cina, che avrebbe avuto un beneficio, per cui era difficilmente valutabile. Oggi lo scenario è completamente diverso. Quindi siamo passati da 3 o 4 settori a molti di più, cioè quasi tutti forse. Tutto è generalizzato. Poi ci sono tantissimi altri paesi del sud-est asiatico e poi soprattutto anche l'Italia, sebbene in forma ancora molto circoscritta, è scoppiata una piccola epidemia, molto limitata, torna a dire, però va a colpire territori quali la Lombardia e il Veneto, che da soli producono una grossa fetta del PIL nazionale. Oggi, per parlare di settori, si può parlare tranquillamente di siderurgia, chimica, meccanica, metallurgia, automotive, alimentari, bevande, high tech, fino ad arrivare all'intrattenimento e allo sport. Certo. E tutti questi avranno delle ripercussioni economiche che oggettivamente oggi sono difficili da valutare, perché la magnitudo del fenomeno economico sarà valutabile probabilmente a consuntivo quando le aziende presenteranno i bilanci del 2020. Certo. Quello sicuramente. E lei ha il polso della situazione anche qui sul nostro territorio, merita questo che dice? Sul territorio noi non abbiamo evidenze specifiche, se non primi segnali di rallentamento nelle forniture, poiché in tutti i settori dove sono coinvolti i metalli, teniamo presente che la Cina consuma la metà del rame mondiale importando nel 70% dei concentrati, il 60% di nickel usato nell'industria siderurgica e nella produzione di batterie. La Cina consuma poi più della metà dell'acciaio mondiale, ma è anche il maggior produttore e ne esporta in gran parte. Per cui tutti i settori collegati ai metalli sicuramente avranno delle ripercussioni significative. Certo. In termini di valorizzazione del fenomeno bisogna fare alcuni distinguo, perché ci sono
come dicevo prima, dei settori direttamente colpiti. Faccio l'esempio del turismo, parliamo di circa un impatto di circa 1,6 miliardi di euro su base annuale per quasi 13 milioni in meno di presenze. Mentre per settori dove vengono colpiti in maniera indiretta, bisogna attendere quelli che possono essere le ripercussioni di una corsa al recupero dei paesi asiatici. Sì. E purtroppo quando si manifestano, manifestano dei movimenti anche molto evidenti e dei disequilibri macroeconomici sul sistema generale. Paradossalmente, quando si inietta un sistema di ripresa molto veloce, si fa più danno del rallentamento stesso. Certo. L'ultimo aspetto è quello che non ci sono termini di paragone, perché se noi pensiamo a quello che è accaduto nel 2002-2003 con la SARS, la Cina valeva il 4,2% del PIL mondiale. Sono cambiate un po' le cose. Nel 2018 la Cina vale il 15,8% del PIL e nel 2019, se non ci fossero stati i dazi americani, probabilmente ci si apprestava a superare il 18%. Questo porta automaticamente ad una riduzione del PIL cinese stimata per i più ottimisti dall'1,4% al 2%, che potrebbe valere lo 0,3, lo 0,4 del PIL mondiale. Se poi vediamo il tutto rapportato all'Italia, proprio oggi si parlava di un calo dello 0,2% del PIL. E se teniamo conto di essere già un'economia a basso tasso di crescita, possiamo immaginare quali sono le ripercussioni. Ecco, un'ultima cosa: come Confindustria, qui sul nostro territorio, naturalmente vi siete già attivati per tenere monitorati tutti i vari settori che vi competono? Noi teniamo monitorati tutti i settori, poi all'interno di Confindustria, frutto di una convenzione con la Protezione Civile, abbiamo un progetto di gestione emergenze. Noi stiamo collaborando per la raccolta di dispositivi e presidi medici e anche le famose mascherine, che stiamo cercando di reperire anche in paesi europei ed extraeuropei per metterle a disposizione a chi ne ha necessità. Teniamo presente che oggi ci sono aziende dell'area colpita dell'Odigiano che hanno chiuso, che hanno bisogno ancora di questi generi. Poi soprattutto, dottore Salorusso, soprattutto gli operatori sanitari e le persone che combattono in prima linea, perché le mascherine vanno subito in quella direzione. Da dove è necessario, infatti. Esatto. Sì, non proprio come una moda deve diventare, deve essere proprio sottolineato qual è l'utilizzo, insomma, del presidio. Deve essere spiegato l'utilizzo, e non solo, deve anche essere spiegato che non è necessario mandare esaurite le scorte quando non c'è necessità. Infatti abbiamo provato anche... Quelli che devono avere la possibilità di utilizzarle sono gli ospedali, sono... Abbiamo provato a spiegarlo anche durante la trasmissione con i nostri professionisti. Grazie Giancarlo Durante, vicepresidente di Confindustria Genova, per il Tiguglio. E buon lavoro, buona serata. Allora, siamo in conclusione, possiamo andare a vedere alcuni messaggi molto velocemente che sono arrivati da casa. Intanto, esistono i casi di portatori sani del virus? Cosa possiamo dire, dottoressa? Ci sono dei pazienti che in effetti non manifestano una sintomatologia conclamata e quindi possono anche non essere riconosciuti come sintomatici e questi possono in qualche modo essere colonizzati dal microorganismo senza avere manifestazioni, ci può essere anche questa situazione. Poi abbiamo un'altra domanda: a quando una possibile cura o vaccino? L'abbiamo già detto prima che ci vorrà un po' di tempo, però possiamo spiegare quali sono i passaggi che portano ad un vaccino. Sì, in realtà il percorso dal punto di vista anche proprio dell'elaborazione del vaccino potrebbe essere, visto che abbiamo degli ottimi scienziati e ricercatori, potrebbe essere magari molto breve, però poi c'è tutto un meccanismo che nella messa in commercio del vaccino stesso che invece pretende alcuni step necessari e quindi sarà anche, potrebbe anche essere
di alcuni mesi, ecco, di un anno addirittura. Quindi, visto che c'è questa attenzione mediatica e non solo, un'attenzione sanitaria sul coronavirus, è facile che si possa avere un vaccino in tempi più rapidi rispetto al solito o per come va, diciamo, difficilmente, difficilmente. Certo, speriamo che standard. Comunque si riesca ugualmente ad anticipare i tempi come invece dovrebbero essere previsti. E sì. Anche il fatto che su questo aspetto c'è l'attenzione un po' di tutta la comunità internazionale, certo, può aiutare, certo. Lo scambio di... Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Poi comunque deve essere ancora testato e quindi certo. Il percorso è un po' lungo. E un'ultima domanda, volevo sapere perché in alcune farmacie viene indossata la mascherina mentre in altre no. Ne abbiamo parlato già un po' prima, però forse in questo caso, dottor Zampogna, sta un po' la sensibilità forse della persona. Non credo che ci sia una regola. Sì, credo che l'ansia non colpisca soltanto i cittadini, ma anche i professionisti. Quindi, siamo tutti uomini. Assolutamente sì, e poi giustamente ci sono dei professionisti che pensano di cautelarsi meglio indossando la mascherina, anche perché obiettivamente la farmacia è un porto di mare, nel senso ci entra chiunque e purtroppo, come dicevamo prima, il virus non è che compare la lampadina rossa sulla fronte quando c'è, e quindi è giusto che anche dei professionisti si possano cautelare. Allora, in conclusione, due aspetti da ricordare. Intanto la Protezione Civile chiede di fare attenzione perché ci sono associazioni di volontariato che stanno segnalando, purtroppo accadono anche queste cose, segnalano tentativi di truffa da parte di finti volontari che telefonicamente o porta a porta propongono test domiciliari sul coronavirus. Il Dipartimento ricorda che non ci sono disposizioni di questo tipo e invita tutti a prestare attenzione. Ecco, dottoressa, possiamo fare chiarezza su questo punto? Assolutamente, tutto. Assolutamente. C'è tutto un organismo preposto che deve essere attivato per effettuare il test e non viene fatto porta a porta a domicilio, ma solamente se c'è un sospetto, e quindi attivando il 112, e quindi, come dicevamo prima con il dottor Ansaldi, deve essere direttamente segnalato alle autorità del territorio. Sì, assolutamente, credo che il consiglio che si possa dare, perché purtroppo gli sciacalli ci sono sempre e quindi credo che chi riceve telefonate di questo tipo deve allertare subito le forze dell'ordine, sì. Perché come fanno altre truffe agli anziani, soprattutto c'è gente che si approfitta anche di queste situazioni, come direi anche che è un approfittarsi della situazione il fatto di vendere le mascherine a un prezzo esorbitante rispetto ai costi normali. Capisco che c'è una questione di mercato per cui la richiesta però assolutamente certe richieste sono veramente, sì. Per questo credo che in questo senso anche la Protezione Civile che si deve adoperare affinché i sanitari siano dotati dei giusti presidi senza dover cervellarsi, certo. Per cercarli. Ecco. Su alcune piattaforme online abbiamo visto anche prezzi schizzare all'inverosimile, infatti ci sono esposti di Codacons, di Lega Consumatori. Sì, non solo i prezzi ma anche triste, ma poi anche i tempi di consegna, perché abbiamo provato a comprarli ma comunque i tempi sono lunghi e quindi diventerebbe inutile, quindi credo che in questo senso chi ci amministra debba sicuramente provvedere. Grazie allora ai nostri ospiti che ci hanno, insomma, dato alcuni spunti di riflessione e spiegato meglio anche alcuni aspetti. La dottoressa Carolina Lo Russo, infettivologa dell'ASL 4, grazie di essere stata con noi. Grazie. E Antonio Zampogna, medico di medicina generale, segretario provinciale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Grazie, grazie a lei. Buonasera, grazie. Buonasera. Con il Direttamente Su ci ritroviamo lunedì prossimo. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata. Arrivederci.